لوموس. Le vie. Accio. Expelliarmus. Revenio. Lumos! Revelio! Piacere rivederti, mio giovane amico. Revelio! Lumos. Revelio.
Professoressa Weasley! Magari lontano da occhi indiscreti. Chiedo scusa, il preside mi ha fermata e ho... Per la barba di Merlino. Vedo che non hai perso tempo. Molto bene. Entriamo. Prego, dopo di lei. Cos'è questo posto? Questa è la stanza delle necessità. Appare solo quando qualcuno ne ha davvero bisogno. Solitamente gli studenti si imbattono Lumos. Nella stanza per puro caso. Revelio! Oppure mai. Avevo pensato di suggerirti come trovarla, dicendoti di passare accanto a quella porzione di parete e concentrarti su ciò che ti serve. Però l'hai rivelata per conto tuo. Visto che ormai sono qui, tanto vale che approfitti dell'occasione. Dov'è Tic? Deve essere passato di qui senza che lo notassimo. Tic, professoressa? L'elfo domestico con cui parlavo in classe il tuo primo giorno. Pensavo che potesse aiutarti a usare la stanza delle necessità dopo che l'avessi trovata. È escluso che riesca a scavalcare. Questa è l'occasione perfetta per insegnarti l'incantesimo evanescente, Evanesco. Puoi lanciare Evanesco per far sparire certi oggetti, come queste sedie e altre cose qui nella stanza. Prima di provare con le sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Splendido! Ora lancia Evanesco su quelle sedie. Revelio! Ottimo lavoro! Revelio! Avrai notato la pietra di luna in tuo possesso. Più tardi ti spiegherò a cosa serve. Ora proseguiamo. In nome di Merlino, che fine ha fatto quell'elfo? Quella è... Oh cielo! La mia vecchia cartella! Mi chiedevo dove fosse finita. Non riesco a credere che sia ancora qui. Darò un'occhiata veloce in giro, così avrai la possibilità di esplorare un po' per conto tuo, finché non avremo trovato Tic. Sì, professoressa. Revelio! Non potresti fare meno confusione? C'è chi riposa qui. Revelio! Revelio! Leviosa! Riparo! Revelio! Spero che non sia instabile come sembra. Revelio! No!
però non così, non sei d'aiuto, pezzo di ferraglia che non sei. Revelio! Come diamine fa a muoversi qui dentro chi non è un elfo domestico? Revelio! Cos'è stato? Revelio! Era un boccino d'oro. Forse dovresti richiamare a te tutta la tua arguzia. Revelio! Passo! Revelio! Lebiode, preparo! Revelio! Lebiode! Revelio! Spero che quell'elfo domestico riesca a trovarci. Leviosa! Lebiode! Proteggo! Lebiode! Incendio!
Leviosa! Asso! Leviosa! Attenzione! Eh? Oh, eccoti qui. Aspetta lì, Tic viene da te. Salve! Ah, Tic, ti stavamo cercando. Scusi, professoressa Weasley. Tic esaminava ciò che è apparso nella stanza dall'ultima volta che è stato qui. È questo lo studente? In carne e ossa. Tic, è onorato di conoscerti. Tic è un mio amico fin da quando ero al secondo anno. Abbiamo scoperto questa stanza insieme. Ho parlato di te a Tic. Pensiamo che questa stanza possa esserti utile, come è stato per me. Tic, saresti così gentile? Certo, professoressa Weasley. La stanza delle necessità fornisce sempre ciò di cui si ha bisogno. È indisegnabile, quindi non appare su nessuna mappa. Di solito la si trova per caso, se la si trova. Tic ha visto studenti alla ricerca di un'ampolla per pozioni trovare la stanza colma di fiale e boccette. Forse per te ha assunto la forma di stanza delle cose nascoste. Stavo proprio pensando a un luogo dove nascondermi da occhi indiscreti. Notevole. Questo spiega tutto, allora. Nello specifico, ho bisogno di un posto dove rimettermi in pari con i compiti senza distrazioni. Bene, allora è proprio questo che la stanza ti fornirà. Ora ti devi concentrare su quello che ti serve. Chiudi gli occhi, immagina con precisione lo spazio che ti serve. La stanza farà il resto. Che adesso hai una bella tela su cui dipingere. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. Ah, e sembra che la stanza ti abbia fornito un tavolo della descrizione. Ottimo! Serve a identificare i capi di abbigliamento sconosciuti. È sempre meglio conoscere gli effetti di ciò che si indossa. Imbatterai in tantissimi capi d'abbigliamento da identificare. Questo tavolo sarà una risorsa preziosissima.
penso che il tavolo della descrizione mi tornerà utile. Sì, spero che ne approfitterai molto. Ora ti farò una breve lezione di evocazione. La stanza potrebbe non disporre già di ciò che ti serve. Evocazione? Sì, l'arte di creare o evocare oggetti. Te la insegnerò io. Molto bene. Per evocare oggetti più complessi ti servirà una cosiddetta magiformula. Le magiformule sono come ricette. Indicano gli ingredienti, o meglio, le risorse necessarie per evocare un determinato oggetto. Credo tu abbia già acquistato le magiformule per il tavolo alchemico e il banco da giardinaggio da Tomi e Pergamene. L'ho fatto. Dove posso trovare le risorse che mi servono? Sebbene in giro per le Highlands sia possibile ottenere risorse quali la pietra di luna, credo sia molto più semplice e sicuro acquistarle. Puoi inoltre ottenerne usando Evanesco sugli oggetti della stanza, come hai fatto prima con le sedie. Infatti dovresti già avere abbastanza risorse per il momento. Capisco. E se faccio sparire qualcosa che ho evocato, posso recuperarne le risorse? Proprio così. Molto perspicace. Perché non ci provi? Forza, evoca un tavolo alchemico e un banco da giardinaggio. Ti saranno entrambi familiari, dato che assomigliano a quelli che avrai già usato in classe per studiare le piante magiche e preparare pozioni. Revenio! Thank you.
Puoi usarli ogni volta che devi preparare pozioni o coltivare delle piante. Sempre che tu abbia raccolto dei semi o degli ingredienti per pozioni. Puoi trovarli a Hogsmeade o fuori dalla tenuta del castello. Tick sarà qui per rispondere a ogni tua domanda. Non sottovalutare le sue conoscenze. Può dirmi qualcosa in più su Tick? È qui a Hogwarts da più tempo di me e sembra conoscerne ogni angolo, fessura e segreto. Abbiamo scoperto questa stanza insieme quando ero una studentessa. Tick ha la sua buona dose di esperienza, maturata sia qui a Hogwarts che altrove. Lascerò che sia lui a dirti di più quando sarà pronto. Ripeto, faresti bene ad ascoltare i suoi suggerimenti. Posso usare questo tipo di magia di trasfigurazione fuori dalla stanza? No, l'evocazione e la sparizione sono proibite nel resto del castello. Ci sono incantesimi appositi per far rispettare questa regola. Sarebbe estenuante rimediare a tutti gli errori di giudizio e di esecuzione. Tuttavia, la stanza delle necessità ha regole tutte sue. Se dovesse servirmi qualcosa, chiederò a Tick. Grazie, professoressa. Buona fortuna. Mi fermerò ancora un po', nel caso tu voglia imparare un altro incantesimo trasfigurante da usare nella stanza. Sono pronto per la nuova lezione. Molto bene. Per prima cosa, procurati della pietra di luna. Puoi ottenerla usando l'incantesimo evanescente sugli oggetti della stanza delle necessità o raccoglierla con attenzione fuori dalla tenuta di Hogwarts. Torna da me quando ne avrai a sufficienza e poi inizieremo la lezione. Ho la pietra di luna che voleva, professoressa. Bene, possiamo iniziare la nostra lezione. Oltre ai banchi per pozioni e giardinaggio, puoi evocare anche altro. L'evocazione può essere utilizzata per decorare questo ambiente a tuo gusto. Provala sulle pareti e sul pavimento.
ottimo lavoro! Andiamo avanti. Ho evocato tutto il possibile. Ora che faccio, professoressa? Credo sia il momento di insegnarti l'alterazione. L'incantesimo alterante ti permette di personalizzare gli oggetti evocati. Puoi modificare a tuo gusto il colore, il motivo e lo stile degli elementi di arredo. Iniziamo! Osserva attentamente mentre ti mostro come si lancia l'incantesimo alterante. Punta la bacchetta verso un oggetto evocato e lancia l'incantesimo alterante per personalizzare. Thank you.
Avrei delle domande sull'alterazione, professoressa. Sì? Come si usa l'incantesimo alterante? Punta la bacchetta verso un oggetto evocato che vorresti personalizzare e lancia l'incantesimo alterante come ho fatto io. Puoi modificare l'aspetto di un oggetto in molti modi e anche spostarlo all'interno della stanza. Grazie, professoressa. Non ho altre domande. Sono qui se ti servono informazioni. Avrei delle domande? Sì. Cosa posso fare con l'incantesimo alterante? L'alterazione ti permette di modificare l'aspetto degli oggetti evocati. Puoi cambiare colore, motivo o stile. Grazie, professoressa. Revelio! Revelio. Revelio. Revelio!
Ehi, qui! Sebastian, da quanto tempo? Eh sì, felice che tu abbia ricevuto il mio gufo. Devo mostrarti una cosa. Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Figurati. La Scribner ha tentato di mandarmi in punizione, ma so come divincolarmene. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio. Per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Neanche i professori sanno della sua esistenza. Da questa parte! C'è un passaggio segreto proprio qui. È ben nascosto. Come hai fatto a trovare questo posto? Me l'ha mostrato il mio amico in Faustus Gont. Revelio! Venivamo sempre a giocare a gobiglie qui, con mia sorella Emma. Adorava quel gioco lì. Cosa non darei per poter essere battuto di nuovo da lei? Ti avviso, ho giurato a Faustus di proteggere questo posto, quindi che rimanga tra noi, per favore. Non parla mai con nessuno, ma di me si è sempre fidato. Non vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. Ci intrufolavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai beccato? Ho visto in Faustus a pozioni, credo. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto, però non so come. In Faustus è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta a scegliere il mago. È così che ha scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gont sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho mai visto altre persone qui. Non parlarne con nessuno, in particolare in Faustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma perché in Faustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. In Faustus non li sopporta, ed è il primo a non farne segreto. Comunque, il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti, ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Un'educazione dignitosa deve prevedere ogni magia. Lo penso anch'io. Un incantesimo come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene, non bandire. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Ma dovresti impararlo. Te lo posso insegnare io qui, in sicurezza. Può volerci un po' per capire come funziona. Imita i movimenti della mia bacchetta. L'incantesimo è Confringo. Molto bene. Ecco, ci sei. Ora vuoi provarlo sul serio? Colpisci solo i bersagli, però. Vorrei che... Rimanesse intatto. Prova con quei candelabri. Sono entrambi utili, ma vedrai che Confringo arriva un po' più lontano rispetto a un incantesimo come incendio. Confringo! Ottimo lavoro. Come ti senti? Un po' accaldato. Ci abituerai. Sì, così. Credo di aver capito. Incendio! Confringo! Ben fatto.
Devo ammetterlo, mi sono divertito. La prima volta che ho provato con Fringo con Infaustus, addio sopracciglia. Avrei pagato per vedervi. Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza. In effetti l'esplosione scalda l'ambiente. Ora capisco perché ci hai rimesso le sopracciglia. Ti ci abituerai. Infaustus ed io ci esercitavamo per ore. Il sotterraneo era il nostro rifugio segreto. Non tornavo qui da molto tempo. Non è la stessa cosa senza Anne. Mi dispiace per tua sorella. Se c'è qualcosa che posso fare... Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Le farà sicuramente piacere. Dimmi quando e verrò sicuramente con te. Le manca Hogwarts. È bloccata a casa con il nostro tutore, zio Solomon. Per tua sfortuna dovrai incontrare anche lui. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui ha bisogno. Per me sarà un piacere. Grazie. Comunque, di cos'è che non volevi discutere nei corridoi prima? Non so da dove cominciare. Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Presumo abbia a che fare con quello che mi hai detto, sulla passaporta e la Gringot e Ranrock. Non ti sfugge niente. Sì, è così. Come sospetterai, c'è altro che ancora non sai di questa storia. Continua. Prometti che non lo dirai a nessun altro. Io ti ho dato fiducia parlandoti del sotterraneo segreto. Puoi fidarti di me. Va bene. Vedo le tracce di un'antica magia. Antica magia? Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Cosa intendi esattamente? Guarda, non ne ho la certezza. Ciò che so è che vedo come dei sospiri di un'antica magia che quasi nessun altro vede. Fig e io pensiamo che Ranrock abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i Goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? È quel che stiamo cercando di capire. E questa tua abilità permette anche a te di governare questa magia? Io... non ne ho idea. Beh, quando lo scopri, dimmelo. Studio da molto tempo le forme arcaiche di magia. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Nel frattempo, con Rookwood e Ranrock entrambi alle tue calcagna, ti consiglio di esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Passa qui tutto il tempo che desideri. E ricorda, non parlare a nessuno di questo posto. Quando vado a Feldcroft, ti mando un gufo. Ciao Sebastian. Aspetta. Ehi, guarda che ti ho sentito. Oh, ciao. Infaustus, giusto? Ci siamo già visti a lezione di pozioni. E forse a erbologia? Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Sei appena uscito dal sotterraneo? Come hai fatto a entrare? Ah, si chiama sotterraneo quella stanza. Ah, stavo esplorando un po' e all'improvviso ho trovato uno strano corridoio. Mi prende in giro? Nessuno trova quella stanza per caso. È stato Sebastian a dirtelo, vero? Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. Non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Credimi, Infaustus, non dirò una parola. E Sebastian è un buon amico. Non dovresti pensare subito male di lui, sai? Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. Infaustus, volevo solo... So benissimo cosa volevi dire. Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. Ora gliene dico quattro a Sebastian. Revelio! Perché tutti scappano via quando questo vuole compagnia?
Che spasso! Revelio. Chissà com'era Hogsmeade prima del... Hogsmeade, sto arrivando. Revelio! Li ho visti! Ah, io non li sopporto proprio, il lagrunco! Ridatemi! Che cosa dobbiamo ridarle, signore? Noi non abbiamo preso nulla! Detto? Ridatemi! Non ho niente, signore! Tutto. Era solo quello! Non ne ho altri, signore! Lo giuro! Quando la smetterete di rubacchiare nel mio negozio, voi due? Giuro che erano solo questi, signore! È una promessa, signore! Non lo faremmo mai! Sappiate che ad Azkaban non vi gradiranno! Lo dirò alle vostre madri, statene certi! Che esagerato! Abbiamo tutto ciò che serve agli studenti in materia di pozioni. Dai pure un'occhiata. Salve, signor Pippin. Le serve aiuto con una consegna? Proprio così. Uno studente capace come te non dovrebbe avere problemi a raggiungere Cambridge. Si trova a sud di Hogwarts. Cosa dovrei consegnare? Fatima Lawang ha ordinato delle pozioni dell'invisibilità.
Di solito le consegno io, ma ultimamente ogni visita da Fatima si trasforma in un litigio. Si lamenta in continuazione della qualità dei miei prodotti. Ma come faccio a mantenere l'eccellenza con tutti gli ordini che fa? Non ho il tempo di distillare. Se potessi occuparti tu di questa seccatura, sarei ben lieto di lasciare a te il compenso previsto per la consegna. Sarò felice di aiutarla con la consegna. Te ne sono immensamente grato, davvero. Ecco le pozioni dell'invisibilità che ha ordinato. Mi auguro non ti darà troppo filo da torcere. Sai, lei è una pozionante di talento. Ammetto che non mi dispiacerebbe dare una sbirciatina al suo ricettario, prima o poi. Esiste un posto più accogliente di... Revelio! 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 Revelio!
Revelio! Immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante. Revelio! Piacevole sorpresa. Revelio! Lumos! Lumos. Lumos.
Revelio! Lumos! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Sarebbe fine. Revelio! Revelio! Sempre viaggiare apre la mente. Revelio!
Revelio! Revelio!
Revelio. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Revelio! Incendio! So cosa significa. Una prova di Merlino. Confringo! Revelio! Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Revelio! Revelio! Confringo!
Confringo! Revelio! 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 Questo castello nasconde ogni sorta di segreti. Revelio! Revelio! Leviosa!
il posto migliore per uno studente non accompagnato. Revelio! Incendio! Expelliarmus! Arco! Incendio! Expelliarmus! Provaci dai! Arco! Di cui... Revelio! Accio! Revelio! Questo posto sì che ha un'aria triste. Revelio! Presi in giro, portandovi alla rovina.
Revelio! Revelio! Expelliarmus! Revelio! Te è troppo tardi per imparare. Revelio! Incendio! Revelio!
Revelio! Incendio! È soltanto di Ra. Revelio! Revelio! Proviamo!
Revelio! 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 Seguace di meno, Ranrock! Revelio!
Revelio! L'accampamento non mi piace affatto. Revelio! Revelio!